per imparare insieme la meravigliosa lingua italiana. Come sempre, vi do il mio caloroso benvenuto a questa lezione. Spero che vogliate iniziare a scrivere messaggi per condividere le vostre emozioni, le vostre domande, i vostri dubbi riguardo alla lingua italiana e non solo. Come sempre, mi piace far sì che queste dirette siano interattive in maniera tale da poter aiutarvi, risolvere i vostri dubbi e poi creare sempre tematiche nuove, allegre, divertenti, ma anche molto utili sotto il profilo della lingua italiana. Come tutti voi sapete, imparare la lingua italiana è un processo e io desidero, spero, che questo processo possa essere molto allegro, molto simpatico, molto divertente. Inizio a salutare i primi amici, le prime amiche che si stanno sintonizzando in questa diretta. Ciao Sebastiano, sei stato il primo. Come stai oggi? Devo dire che oggi è stata una giornata piovosa, quindi nel sud dell'Italia ha piovuto. È importante che ogni tanto ci sia giustamente la pioggia, anche perché è veramente fondamentale per le coltivazioni, per le piante, per la natura, perché quando fa troppo caldo, ovviamente è necessario anche un po' di fresca pioggia per poter rinfrescare ovviamente la natura. Saluto Christopher, Tenelema, Silvia, Berta, Sebastiano, Gilda, Graziella. Sono molto felice di avervi qui con me. Daniel mi dice: Sebastiano, sto imparando l'italiano e il francese. Come va con l'italiano, caro Sebastiano? Come va? Stai imparando? E mentre salutiamo i nostri cari amici, volevo anche ricordarvi che possiamo, se lo volete, utilizzare anche questa incredibile opportunità di interagire direttamente con la mia voce attraverso questo software che ci permette di leggere le cose che dico. Mi raccomando, adesso lo mettiamo a votazione. Allora scrivete nella sezione dei commenti, scrivete numero 1 se decidete di votare per questa impostazione con, diciamo, il trascrittore fonetico, oppure votate numero 2 per la votazione di escludere questo pezzo di tecnologia e ritornare alla configurazione iniziale a schermo completo. Quindi mi raccomando, votate numero 1 per questa impostazione, questa configurazione con il trascrittore per leggere le cose che dico, oppure votate numero 2 per continuare con lo schermo intero, con il mio volto e semplicemente ascoltare le cose che dico. Allora, io intanto vado a vedere i vostri messaggi. Abbiamo Magnolia che mi dice: ciao, sono nuova, mi è appena arrivata la notifica, sembra che tra poco finisce. No Magnolia, puoi stare tranquilla, abbiamo appena iniziato. Oggi è il tuo giorno fortunato, abbiamo appena iniziato. E se volete partecipare ai miei corsi di italiano, mi raccomando, se volete ricevere le notifiche, sottoscrivetevi al canale di YouTube Marco Nisida e attivate la campanella. Inoltre, sopra questa mia faccia abbiamo il sito marconisida.com. Potete in pochi istanti iscrivervi al video corso di italiano gratis direttamente nella mia pagina ufficiale marconisida.com. Allora, leggiamo un po' i vostri messaggi. Anna Ghisella mi dice 1, quindi tu preferisci attualmente questa impostazione di poter leggere. Mi raccomando, cari amici, aspetto i vostri messaggi, aspetto che voi mi diciate appunto qual è la vostra preferenza. Intanto saluto Gian Carlos che mi dice: buon pomeriggio Marco, come stai? Sto molto bene, grazie Gian Carlos, sto molto bene. Oggi, come dicevo all'inizio di questo video, è stata una giornata piovosa, però sono contento perché finalmente l'aria è un po' più fresca. Chiaramente anche le piante, la natura, avevano bisogno di un po' di acqua, di un po' di freschezza, e chiaramente siamo ovviamente in estate inoltrata e quindi finalmente potremo dormire un po' meglio, potremo dormire un po', potremo con una M,
potremo. ¿Ves? Por ejemplo, en este momento no es capaz el transcriptor fonético de entender lo que estoy diciendo porque a veces las máquinas no son como nosotros. Pero muy bien. Allora, vi dicevo che mi fa tanto piacere poter leggere i vostri messaggi. Saluto anche Anghi Ciroche che dice sto imparando l'italiano, congratulazioni. Anche tu se vuoi imparare la meravigliosa lingua italiana, ti suggerisco adesso in pochi secondi di iscriverti al sito web marconisida.com e puoi ricevere il videocorso di italiano gratuito direttamente alla tua email. Salutiamo anche Antonia. Antonia, ricordo, ci scrive dagli Stati Uniti d'America. Buonasera, cara Antonia. Va molto bene. Allora, devo raccontarvi questa cosa. Alcuni giorni fa sono andato a disputare una partita di calcio. Sono andato a giocare una partita di calcio. Sono andato a divertirmi con alcuni amici e abbiamo giocato a calcio. Sto ripetendo tante volte la stessa cosa per formulare la frase in maniera distinta ed aiutare la vostra percezione con frasi sempre nuove. Quindi non preoccupatevi se in alcuni casi la mia oratoria diventa un po' ridondante, semplicemente tendo a ripetere le frasi per ricordarle, per aiutarvi a memorizzare e soprattutto ad assorbire l'informazione direttamente in italiano. Quindi ho fatto questa partita di calcio con alcuni amici, abbiamo giocato nel campo di calcetto. Il calcetto è praticamente il calcio a 5. Ecco, non so se voi avete mai giocato a 5 a calcio, però è differente al tipo di gioco che si fa quando invece si gioca in 11 nel campo regolamentare del calcio tradizionale. Quindi abbiamo giocato, mi sono divertito moltissimo, è stata una bellissima partita, molto allegra, però devo dire che fisicamente è stato molto stancante, perché il campo non era molto, diciamo, ben costruito, era un campo chiaramente ormai un po' rovinato, e quindi il campo di cemento presentava delle situazioni un po' diciamo strane, e era pieno anche di aghi di pino. A ver, come lo dico in spagnolo, esto tenía praticamente por los árboles que a veces obviamente tienen las hojas que caen por el cambio obviamente de la estación, y entonces ahora no lo va a pillar el transcriptor porque estoy hablando español y esto está sencillamente puesto para que me entienda en italiano, pero estamos hablando puramente en italiano, pero solo esto para que entiendan, estaba básicamente lleno de esas hojitas y se resbalaba, entonces me caí en el medio del partido, pues yo soy un hombre fuerte y pesado, y entonces casi que en el pulso. Quindi adesso lo posso dire in italiano. Stavo giocando a calcio, ci stavamo divertendo moltissimo, semplicemente il campo è un po' rovinato e non viene molto curato, inoltre c'erano queste foglie che direttamente dagli alberi cadevano e avevano un pochino ricoperto il campo di gioco, e io sono diciamo scivolato e sono caduto, ma fortunatamente non mi sono fatto nulla, però sono caduto sul polso e quindi per qualche giorno non ho potuto fare la mia attività preferita sportiva, che è il sollevamento pesi. A proposito, parlando di ovviamente preferenze, volevo rapidamente andare a vedere quello che hanno scritto. Pongo in pausa rapidamente questa parte, la che tenia nel transcriptor fonético, porque aún no he recibido suficiente respuesta. Entonces yo quiero que eso sea lo más interactivo posible. Por lo tanto, les he dicho que, por favor, hagamos una simple votación. Quiero saber entonces, que lo escriban aquí en los comentarios, porque yo, por ejemplo, estoy leyendo que Marianne me dijo 1, Francesca me dijo 1, y que pregunté al comienzo, lo dije en italiano, tal vez no me han entendido, que por favor me ayuden con sus preferencias. En plan, ¿le gusta mejor cuando tengo la pantalla y está también el transcriptor fónico que les ayuda a leer lo que estoy diciendo? Si eso es el caso, pongan 1 en los comentarios y yo voy a hacer luego
claramente la lectura para ver y ustedes decidirán. Si en cambio le gusta que prefieren que yo esté así a pantalla completa hablando directamente sin el transcriptor de esa forma, pongan dos en los comentarios y yo lo voy a leer, ¿ok? Adesso ritorno a parlare in italiano. Fino adesso devo salutare un sacco di amici: Daniel, Christopher, Sebastiano, Micaela. Micaela dice: amo l'italiano. Tutti noi amiamo tantissimo l'italiano ed amiamo probabilmente ancora di più l'Italia. Grazie, mi dice Juan Manuel, per il tuo aiuto, sono sempre molto felice. Per me è grande piacere poter condividere la passione, l'allegria, la gioia di parlare italiano. Si es que te está gustando esta directa y quieres ser notificado en el futuro, por favor, comparte ahora mismo el video, dale like al video y suscríbete al canal de YouTube Marconisi activando la campanita, porque en este simple acto de darle like le informas al algoritmo del medio social de referencia que la próxima vez te va a notificar y no te lo vas a perder. Allora, vediamo cosa dice Sebastiano. Dice: nella mia città fa caldo. Anche nella mia città faceva molto caldo perché siamo in estate, ma finalmente è arrivato un po' di pioggia, è arrivato un po' di maltempo e quindi stiamo respirando finalmente aria fresca perché la temperatura si è abbassata e quindi chiaramente ci sentiamo molto più freschi. Anghi sta imparando l'italiano e poi mi dice Norma: è buona la pioggia, sta bene così? Ok, te lo voy a mostrar. Tiene que decir de esta forma, a ver si te lo puedo escribir tal cual. Si scrive così, guarda. È buona la pioggia. Ok? ¿Ves qué bonito es que puedo interactuar con ustedes? Les puedo ayudar, les puedo enseñar un poquito y responder vuestras preguntas. Quindi mi raccomando, partecipate a queste lezioni. Salutiamo anche Gian Carlos. Abbiamo Magnola, Maglia, che mi dice: sono nuova, appena mi è arrivata la notifica, sembra che tra poco finisce. Brava per il tuo italiano, stai tranquilla perché ancora non finisce. Vedo tante persone che hanno votato uno: Marianne, Francesca, Anna Ghisella, hanno detto tutti uno. Io preferisco il numero uno, dice anche Monica, quindi molte persone sono d'accordo con questo tipo di funzionamento. Abbiamo anche Elina che dice: qua in Argentina fa molto freddo. Ok, buon pomeriggio anche a Maria Rita. Vediamo cosa ci dice Magnolia. Ah, ok, credo mi manca il campanello. Sono già iscritta, voglio imparare di più, migliorare con te, però non ho tanto con chi interagire. Grazie mille. Allora, proprio perché tu mi stai facendo questa bellissima richiesta e siccome so perfettamente l'importanza di stare in un gruppo di persone che partecipano, che parlano, che condividono, che conversano direttamente in italiano, io voglio utilizzare il tuo messaggio e inoltre dirti brava Magnolia, perché hai scritto bene, lo has dicho muy bien, además que de verdad, posiblemente te faltaba solo la campanita, activarla para que todas las notificaciones y todas las personas suscríbanse y no solamente suscritos a mi canal de Marco Nisida, sino que también activen la campanita porque es por eso que van a recibir notificaciones. Allora, cosa dice Magnolia? Sono già iscritta, voglio imparare di più, migliorare con te, perché non ho tante persone con cui interagire. Grazie mille. Allora, in questo caso, voy a utilizar la ocasión, y esas son las breves partes en las que hablo español solo porque son temas de servicio, quiero sencillamente ir rápidamente a hacerles ver cómo pueden, en pocos instantes, llegar a recibir el videocurso gratuito de italiano para seguir aprendiendo conmigo. Porque estas directas son importantísimas, son súper divertidas, pero es necesario que ustedes me hayan seguido en el videocurso gratuito italiano para tener los básicos, para tener las pautas correctas y así poderme entender cuando hablo tanto tiempo solo en italiano. Entonces, miren a mis espaldas, esta es mi página web. Ustedes tienen que ir a la barra de navegación, tendrán un navegador que sea por la computadora o por el teléfono y sencillamente en la barra de navegación de internet le pone marconisida.com. Esta es mi página web, marconisida.com. Una vez entrados a mi página tendrán esto y pueden ver que hay una sección con el Coliseo, súper maravilloso monumento italiano, y abajo dice video curso básico y gratuito, recibe 100% gratis el video curso italiano básico y gratuito directamente a tu correo electrónico. Nada más tienes que dar clic a esta imagen del Coliseo, se va a abrir otra página donde nada más tienes que poner tu correo electrónico y luego abajo confirmar la recepción
de dicho curso gratuito italiano sin compromiso directamente a tu correo electrónico. Es muy fácil, directamente, instantáneamente, en cuanto pongas, coloques ahí tu correo electrónico y aceptes recibir mis videos, en tu bandeja de entrada tendrás los videos ya del primer día y luego todos los días voy a enviarte o sí los videos gradualmente estructurados para que puedas aprender a comunicarte en italiano de forma básica, de forma interactuada, de forma muy divertida, amena, práctica, conmigo, que te voy a enseñar paso a paso. ¿Okay? Y es gratuito y sin compromiso. Puedes invitar a tus familiares, a tus amigos, tus amigas y compartirlo también, porque es un gusto aprender juntos. Allora, esta era la información. Conisia.com, volvemos a una imagen bonita, quindi è l'immagine che avevo condiviso oggi con voi, questa immagine di montagna. Oggi mi sento in particolare desiderio di voler passeggiare in montagna, guardate che bellissimo lago che c'è, senso di freschezza, nuovamente finalmente rompere un po' con il caldo. Abbiamo anche Sara che mi dice: oh, ciao Marco, ti seguo da Buenos Aires, Argentina, mi piace tanto vedere i tuoi video, oppure adoro vedere i tuoi video. Grazie Sara, sei molto gentile. Se ti piace questa diretta puoi condividere questo video sul tuo Facebook, puoi condividerlo sul tuo muro, sul tuo profilo e dire: ehi, questo è il mio insegnante italiano, volete imparare anche voi? Allora, guardate anche un amico su Facebook dice: ciao Marco, sto imparando la meravigliosa lingua italiana, ma è un po' troppo difficile per me, però mi piace, saluti. Allora, non preoccupatevi, potete stare totalmente tranquilli, perché l'apprendimento della lingua italiana è un fatto graduale, è un fatto costante, è un processo. Dovete semplicemente divertirvi con curiosità e con perseveranza praticando la lingua insieme a me, praticando le parole, praticando le frasi. Quindi i video che io vi invio quando vi iscrivete a marconisida.com sono dei video strutturati proprio per poter seguire le frasi che faccio, ascoltare la pronuncia, ripeterle e quindi poco a poco integrare questo nuovo vocabolario nella vostra mente in maniera proprio semplice, senza sforzo, ok? Vediamo qualche altro messaggio, quindi mi raccomando, non preoccuparti, stai tranquillo o stai tranquilla, non conosco il tuo nome, ma con calma, con perseveranza, continua a studiare. La lingua italiana è una lingua molto bella, molto allegra, non c'è nessuna necessità di frustrarsi. Quando si tratta della lingua italiana, dobbiamo provare a sentire pura gioia, pura allegria, pura vita, perché la lingua italiana è sinonimo anche di melodia, è sinonimo anche di vitalità. Salutiamo a Graziella che mi dice appunto che questa classe è molto amena, gli piace, anzi le piace, perché Graziella è una ragazza, fosse stato un ragazzo avremmo detto gli piace. Buon pomeriggio da Elena, vedete abbiamo tante persone dall'Argentina, ricordiamo che anche gli argentini insieme agli italiani sono diventati campioni dal punto di vista del calcio, quindi l'Italia campione d'Europa, l'Argentina campione d'America. Mi dice: mi piace ascoltarti, devo soltarmi, significa devo lanciarmi a scrivere la lingua italiana, ok? Soltarse. Es algo que yo siempre lo digo a la persona: suéltate, suéltate con esto del idioma, no te preocupes, despreocúpate, relájate, aprende, entrénate, pero con calma, con tranquilidad, porque cuanto más una persona está en plan así, preocupada y tensa, más fácilmente se va a limitar. Quindi, mi raccomando, María Teresa, con tranquilidad, rilassati, divertiti, sperimenta, prova la pratica della lingua italiana, scrivi con totale tranquillità, non preoccuparti degli eventuali errori, commettere errori è perfettamente normale quando si impara una lingua, anzi è probabilmente l'unica forma di continuare ad avanzare nella vita, perché sbagliando si impara. Questo è un detto italiano, te lo faccio leggere qui. Quindi, come si dice in italiano? In italiano si dice: sbagliando si impara. Questo è un detto popolare, sbagliando si impara, ed è anche una grande verità. Va bene? Allora, adesso continuiamo un attimo, vedendo qualche altro messaggio.
andiamo giù, 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 gli ultimi messaggi. Mi dice, per esempio, capisco tutto, ma ancora non riesco a parlare. Allora, con calma, un suggerimento che ti do, chiaramente, está claro que deberías ya, y espero que lo hayas hecho, es muy importante. Yo me sorprendería si las personas que me siguen aquí no estuviesen ya suscritos al video curso de italiano gratuito, porque sin compromiso te voy a guiar yo para que puedas hablar. ¿Qué hago yo en esos videos? ¿Qué son diferentes a estos videos? En esos videos te digo que. Y entonces decimos, por ejemplo, ¿no? Stasera vuoi venire al ristorante con me? Stasera vuoi venire al ristorante con me? La repito 3 veces, la repito primero con calma fonética, luego con la mejor interpretación de la frase por completo. Luego espero que tú la repitas tras de mí, luego te doy la traducción y en este proceso de repetición tú vas absorbiéndolo. Por lo tanto, esto es fundamental, que se suscriban al videocurso de italiano gratis en marcoicia.com. Se lo digo porque la calidad es superior a esos videos que hago. Me lo he currado muy, muy, muy profundamente. Quindi, Mari Carmen, il fatto che tu possa comprendere dimostra una grande intelligenza da parte tua. Con calma devi praticare le frasi e quindi con tranquillità, perché vamos a ver, si yo te digo esta cosa, hagámoslo ahora juntos, ¿ok? Para que perdamos un poco el miedo y lo hagamos en directo. Allora, yo escribo, por ejemplo, esta frase. Dame un segundo que te hago ver lo que quiero enseñarte. Espero que puedas rápidamente seguirme con este ejercicio. Ahora, digamos que yo voy a escribir esta frase. Allora, un attimino que. Oggi sono molto felice di imparare l'italiano con Marco. Ok? Hagámoslo todos juntos. ¿Cómo hago yo en estos videos que les sugiero que se suscriban gratuitamente? Quindi, iniziamo. Oggi, entonces tú intentas pronunciar como yo, de forma gutural, porque g, no es hoje, hoje. Eso sería más brasilero, y me encanta el brasilero, pero estamos estudiando italiano. Quindi, no es oggi, es oggi, oggi, g, oggi. Oggi sono molto felice. Y estás notando que yo me lo curro también, o sea, que yo estoy articulando. Soy italiano, pero esto no me exime, esto no me da algún tipo de excepción para que yo me ponga, oggi sono molto felice. Oggi sono molto felice. No, puedo hacerlo con la boca cerrada, tengo que articular. Quindi, primera noción, tienes que articular esto que es un instrumento fonético, abrir bien la boca, articular los labios, la lengua. Y hacer el esfuerzo, ¿ok? Quindi, oggi sono molto felice. Lo haces con calma, felice. Si tu boca y te miras al espejo no se mueve con la mía, es normal que no te salga el sonido. Porque yo también si hago oggi sono molto felice. Me sale fatal. Pero si digo oggi sono molto felice di imparare. Imparare l'italiano con Marco. Marco. Si yo lo hago en público y tengo no sé cuántas miles y decenas de miles de personas y no me preocupa y sé que es importante, cualquiera que haya estudiado actuación o teatro sabe que es necesario hacer este curso de dicción. Entonces tú tranquila, tranquilo, hazlo conmigo ahora, ¿ok? Quindi oggi sono molto felice di imparare l'italiano con Marco. Ahora es tu turno. Otra vez te lo voy a enseñar, pero hazlo. Así superas la vergüenza. Así superas la dificultad. Así superas el que te parece por momentos no poder. No poder hacer este tipo de cosas. Y esto va para todo, ¿eh? No, eso no es para Mari Carmen. Se ha quedado aquí el mensaje de Mari Carmen, que aplaudo porque es una persona valiente que quiere aprender. Y entonces hagámoslo juntos, ¿ok? Quindi uno, si no puede, debe. Entonces, como uno aún cree que no puede, se practica mucho más, se practica muchísimo más. Quindi, insieme, todos juntos. Oggi sono molto felice di imparare l'italiano con Marco. Ahora es tu turno. Voy a escucharte con mis poderes.
Forza, dale, lo sta facendo? Perché vengo a revisare. Oggi sono molto felice di imparare l'italiano con Marco. Y esto es un poco lo que puedes hacer cuando suscrita o suscrito a marcoinsia.com. Tú recibes esos videos y me sigues y prácticamente escucha mi fonética, la repites, la vuelves a repetir y tarde o temprano te viene sobre todo muy automático, muy fácil. Allora, torniamo un attimo ai messaggi. Grazie ancora a Mari Carmen. Mi fa tanto piacere e voglio fare un applauso a Kika che dice ciao, sono messicana e ho appena incontrato questo canale. Sono emozionata e mi sforzerò per imparare italiano. Un applauso Kika, bravissima, congratulazioni. Sforzati, concentrati, con calma puoi notare che le persone intelligenti come te comprendono perfettamente l'italiano. Quindi con calma, con perseveranza, suscríbete a mi canale Marco Nisida, suscríbete aquí al videocurso gratuito italiano y lo vas a hacer fenomenal, ¿ok? Con calma, con tranquilidad. Allora, vedete, anche Sebastiano, che è molto ottimista, dice in realtà questa lingua, cioè l'italiano, è molto facile ed è meravigliosa da imparare. Bravissima. Gerusa pregunta, la grammatica è difficile? Allora, il mio metodo, la mia metodologia, la metodologia dei corsi che io offro su marconisida.com e in questo canale, la mia metodologia è pratica. È la stessa, identica metodologia che usano i bambini, i neonati, i bebè, así entiendes que estoy diciendo, a veces uso varios sinónimos para que tú me sigas. Quindi quando arrivano in questo mondo, ascoltano papà e mamma, assorbono e ripetono. In poco tempo loro captano, deducono, comprendono, assorbono quello che è il linguaggio e lo fanno in maniera automatica, in maniera semplice, in maniera pratica. Questa è la metodologia. Pertanto la grammatica la vas a comprendere porque también la trato, pero la trato como consecuencias. Hay dos metodologías básicamente para que entiendan esto de los idiomas y te explicaré cuál es la mía en un segundo, seguro que lo entiendes. Imagínate que quieres aprender a tocar el piano. Te gusta la música y quieres aprender a tocar el piano. Hay dos posibilidades. Posibilidad uno, que empiezan a torturarte durante 3, 4 años con pura lectura musical, te agarran libros y libros, tú nunca jamás vas a tocar ni siquiera el piano ni escuchar nada de música, solo leer notas musicales, notaciones, digamos métricas y todas cuestiones teóricas, que sería la gramática. Y no sé si vas a durar en eso. La otra opción es que la primera clase de música, agarran el piano y te dicen, muy bien, vamos a intentar este ritmo, agarra la tecla esta, la otra, y hagamos esta pequeña sinfonía. Y tú empiezas a decir, tum, 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 ah, qué guay, fantástico. Y poco a poco te van integrando lo que sea la gramática, pero mientras tanto estás emocionado, emocionada, porque tienes la música y dices, ay, estoy tocando. Y cuando vuelves a casa, oye, he tocado una bonita música, una melodía, me encantó, y mira, y se la enseñas. Esto te motiva. Y aparte, vas claramente profundizando luego con la gramática, pero mientras tanto estás cultivando la pasión y es muy importante. Quindi el mio método obviamente es este. Primero te hago hablar, primero te hago practicar, primero te hago gozar con la alegría de estar hablando italiano de verdad gracias a la primera clase y luego la segunda y la tercera y luego poco a poco integramos el porqué. Allora, vediamo un attimino, salutiamo Adelina che ci manda i cuoricini. Vedete, grazie Adelina, sei molto gentile, abbiamo anche tanti tanti amici. Jennifer, mi piace ascoltarti ogni volta che posso, saluti da un venezuelano che è in Ecuador. Un forte abbraccio a tutti gli amici venezuelani e anche ecuadoriani, mi raccomando, un forte abbraccio a tutti i nostri amici. Oh, Maria Teresa dice, oggi sono molto felice di imparare la lingua italiana con Marco. E Adriana anche è convinta che l'italiano sia una lingua molto ampia, però incredibilmente interessante e molto bella. Vediamo, io parlo lo spagnolo, però l'italiano no, sì che potrás, tranquilla Ida. Ida dice, io parlo lo spagnolo, però l'italiano nunca potrei hablarlo perfetto. No te preocupes. Primero,
No estamos buscando la perfección. No estamos buscando demasiada análisis y perfección porque eso lleva a la parálisis. Estamos buscando podernos comunicar, podernos verdaderamente cultivar en nuestro corazón esta pasión del idioma que nos va a llevar a la pasión de la lengua y de la gente de su lengua y la nación y todas las cosas hermosas que están en Italia. Estamos aprendiendo a poco hacer pasos en adelante. Luego, la perfección la hace el maestro. Pero el maestro la hace la práctica. Entonces, si cuando tú más practicas, o mejor dicho, cuando tú más practiques, para decirlo correctamente, ¿ves? Yo acabo de cometer en español, para que tú entiendas, un pequeño error, pero me pudiste entender al punto en que puedo hacer este video. ¿Qué quiero decir con esto? Las posibilidades de poder seguir perfeccionando serán inmensas, serán infinitas, pero mientras tanto vamos cultivando la pasión y el entusiasmo de medir lo que ya hemos cultivado, lo que hemos ya alcanzado. De esta forma es optimismo que nos va a ayudar a seguir aprendiendo. Eso es lo más importante. Quindi congratulazioni Ida, continua a coltivare questa passione. Mi raccomando, sottoscriviti al video corso italiano gratis in marconisio.com y por favor compartan esta directa en el Facebook, en el Telegram, en el WhatsApp. Seguro que tendrán grupos de descendientes de italianos. Pueden sencillamente meter un video, es un segundo, compartirlo. Le persone saranno molto felici. Allora, vediamo un'altra, diciamo, possibilità. Matilde ci dice: Marco, non è la stessa cosa un bimbo che io che ho 67 anni. Matilde, cara Matilde. Yo tampoco soy un niño, a pesar que a lo mejor podría, ¿no? Me gustaría ser mucho más joven, pero ya voy por los 40. Quiero darte verdaderamente motivación y quiero darte la seguridad de que con la experiencia que tengo, personal y profesional, es increíble cuántas personas y los estudiantes que tengo te va a sorprender en muchas ocasiones. Son grandes, son mayores, son personas que tienen más tiempo libre y por encima de los 70 y por encima de los 80 he tenido muchos estudiantes y te va a ser increíble como si tú te mantienes abierta en el corazón, con el entusiasmo, con la curiosidad, tu mente va a ser el resto. Y el programa que yo te ofrezco y el curso que te estoy ofreciendo gratuitamente aquí te da la oportunidad de seguir aprendiendo. No es lo mismo, lo sé porque me doy cuenta que no es lo mismo, ¿no? Pero igualmente, aún no, si no somos niños, te aseguro que puedes hacer grandes cosas a los 67, a los 75, a los 85. Porque si quieres, puedes. Querer es poder y sobre todo con el método correcto, lo que quería que entendieras es que vamos a utilizar la misma metodología que tanto les gusta a los niños y que es la más natural, porque así también nosotros vamos repitiendo un poquito lo que ya sabemos hacer. Y te aseguro que tengo un montón de experiencia y pueden ir aquí en marconisio.com también mirando los testimonios de personas que han estudiado conmigo, testimonios de estudiantes muy satisfechos que han tenido en pasado otras experiencias de estudios con academias un poco más tradicionales, por ejemplo, pero en muchos casos no les servía porque estaban aburridísimos de esos mecanismos muy aburridos, muy teóricos, muy formales que no les permitían, incluso después de años de estudio, tener la tranquilidad. Con tranquilidad, Matilde, solo date el gusto de explorar esta oportunidad, de hablar, de practicar poquito a poquito. ¿Eh? Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos a lograr. Ok, quindi non ti preoccupare, che sei giovanissima, Matilde. ¿Eh? 67 anni è una stupenda età per poter imparare a parlare la lingua. Ciao Romina, come stai? Grazie a te, sei gentilissima. Salutiamo Valeria Soledad. Oh Adelina, che messaggio carino che sei. Grazie, sei gentilissima. Mi dice Adelina, sono 10 anni che ti seguo. Grazie per il tuo complimento. Adelina, senti, mi noti cambiato in questi 10 anni? Mi noti un po' cambiato, sono invecchiato, me avrei puesto un pochino más vecchita. Ricordi quei vecchi quando ero giovane, con i capelli lunghi, quelli sono molto simpatici. Grazie per la tua gentile attenzione, grazie per la tua partecipazione, spero che sarai sempre presente a queste nostre dirette. Salutiamo anche Dick in maniera particolare,
che mi saluta con molto affetto e che anche ho ricevuto, tra l'altro, un messaggio da parte sua nel mio Telegram o forse nel mio WhatsApp, también decirles che se le fuera necessario per algunos para alguna persona que aparte del video curso gratuito de italiano que reciben al correo electrónico y es maravilloso para comenzar y para empezar a practicar bien bien, también hay el curso de conversación práctica en WhatsApp, es un curso un poquito más completo donde yo estoy siguiéndoles y si quieren más informaciones acerca de él pueden también escribirme en WhatsApp, en Telegram, le estoy dejando aquí por también clases particulares, porque a veces hay esta necesidad de urgencia de, por motivos profesionales, personas que se tienen que casar a último minuto, personas que tienen motivos muy importantes y urgentes y necesitan también clases particulares. Quindi vi lascio anche i contatti. Andiamo un attimo a leggere altri messaggi. Vediamo cosa ci dice la nostra cara Nandy. Mi dice, sì, posso, perché mi piace viaggiare e voglio andare a Roma. Ecco, molte persone hanno una grandissima passione per la meravigliosa lingua italiana, ma anche e soprattutto amano la possibilità di visitare l'Italia, perché dell'Italia è veramente un luogo meraviglioso. Non dimentichiamoci che l'Italia è praticamente la nazione con il maggior numero di patrimoni culturali e artistici a livello proprio dell'intera umanità. Vedete questa foto che vi faccio vedere in questo momento, per esempio è una foto di Siena, questa è una foto invece di Torino, guardate quante cose bellissime, e questa ovviamente tutti quanti la conoscete, una bellissima foto di Venezia. L'Italia è davvero meravigliosa e quindi ti capisco Nandy o Nandy, se veramente tu non vedi l'ora di viaggiare in Italia, quindi sono molto molto contento che tu possa presto magari realizzare questo tuo sogno. Allora, vediamo cosa mi dice Jennifer. Jennifer mi dice, nel tuo gruppo di WhatsApp, se hai un vero ricovero con ogni membro, perché voglio esercitarmi con te, perché spieghi tutto in dettaglio. Allora, quando utilizzo il gruppo di WhatsApp, tipicamente noi creiamo un gruppo di studenti. Un gruppo di studenti che iniziano a praticare insieme al mio aiuto, alla mia supervisione, attraverso dei testi, ma anche attraverso degli audio vocali. Iniziamo quindi a conversare e ad elaborare ovviamente dei temi, delle tematiche. Quindi, a parte la conversazione tradizionale per socializzare e parlare di tematiche che magari possono essere tematiche della quotidianità, quello che ovviamente si fa è, con la mia supervisione, utilizzare temi molto interessanti che ci piacciono rispetto all'Italia, che possa essere il cibo, il cinema, che possa essere il Roma, le città più belle, eccetera, eccetera, la storia, la cultura, l'arte italiana, e poi io attraverso queste metodologie correggo, aiuto, motivo le persone, ovviamente considera che è un ambito gruppale, e in questo gruppo io praticamente con degli audio vocali ovviamente a volte correggo, a volte motivo, a volte aiuto, cerco sempre insomma di insegnare la maniera più corretta ma anche più entusiasta di parlare la lingua italiana. Comunque non preoccuparti, perché se tu vai su marconissida.com incontrerai proprio una sezione che dice corso di conversazione pratica via WhatsApp, tu puoi fare click e leggere tutta l'informazione, c'è anche un audio mio nel quale spiego e anche testimonianze di persone che hanno partecipato. Quindi mi raccomando Jennifer, puoi andare a vederlo. Ecco, guardate cosa dice il nostro amico Mario, ci dice giusto, non cercare la perfezione assoluta senza fare il percorso. Allora vi faccio un esempio, visto che ormai siete così bravi e state comprendendo quello che dico in maniera molto semplice, perché siete intelligenti, ricordatevelo, ecco, dovete avere anche questa autostima, questa motivazione, dovete credere in voi stessi, è molto importante. Allora, come Mario dice giustamente, ricordo quando ho iniziato questo canale di YouTube. Quando ho iniziato questo canale di YouTube, io non ero perfetto, non sono perfetto neanche adesso. Ecco, l'unica cosa che veramente importa nella vita non è la perfezione. Quello che importa nella vita è la perseveranza e il desiderio di eccellenza. Ossia, si tu tienes deseo de excelencia y perseverancia,
vas a recorrer un largo camino. Pero mientras tanto, tienes que gozar del momento presente. Y si uno está pensando en la perfección absoluta, le será imposible manifestar el gozo, la alegría, incluso de las pequeñas caídas, que son parte de un caminar que a veces es sabroso, ¿verdad? Como si stare in una montagna, è come andare in montagna, cercare di scalare una montagna, all'inizio è difficile e quindi dobbiamo piano piano imparare. Ma è proprio anche quello, il senso di avventura. Tieni che tomare questo dell'apprendizaje come un'avventura. E se è un'avventura, tanto lo bueno come lo malo, va a essere percepito de una forma más entusiasmata. Allora, vediamo cosa ci dice anche Ines. Adesso infatti vi devo fare una domanda, perché chiaramente tutti voi sapete una cosa. Ci sono città italiane, come chiaramente anche Venezia, voi lo sapete perfettamente, considerata da tutti una città veramente molto romantica. In particolare, voi sapete che ci sono alcune considerazioni nell'immaginario collettivo rispetto, per esempio, agli uomini italiani, oppure all'Italia, o alle donne italiane, all'amore, al romanticismo. La lingua italiana è romantica, la lingua dell'amore, la poesia italiana. Ecco, tutto questo chiaramente ha il suo fascino, ha il suo romanticismo. E la domanda che volevo fare è, eventualmente, quante persone tra quelle che mi stanno seguendo hanno iniziato ad imparare la lingua italiana o hanno avuto curiosità per la lingua italiana proprio per amore, proprio per un motivo romantico. Lo digo también en español y luego obviamente voy a leer vuestros mensajes. Lo pueden escribir en español e italiano, yo se los traduzco. Si es que casualmente alguno aquí ha tenido justo como motivación para aprender el idioma italiano o que le dio curiosidad justo por motivos románticos, que a veces o tienes intereses y poco a poquito ¿no? deja que yo me aprenda el idioma, ¿no? Quindi mi piacerebbe sapere. Grazie Ines, sei molto gentile. Maria Teresa dice sbagliando si impara, hai assolutamente ragione. Ines, ti ringrazio tanto, un forte abbraccio fraterno e che anche Dio benedica e protegga tutti noi. Ora vediamo, per esempio, Graziella, che è un esempio di una donna molto attiva mentalmente, molto intelligente, che vuole imparare, che impara. Ecco, lei per esempio ha 75 anni e sono convinto che Graziella è ancora molto attiva, è ancora molto molto intelligente. Quindi abbiamo tutte le età, per esempio, in questo momento. Abbiamo anche persone più giovani, quindi è sempre un grande piacere avervi tutti qui. Vediamo, per esempio, cosa ci dice Adriana. Adriana dice, conferma forse il ragionamento che facevo sull'importanza dell'attitudine mentale e sull'attivazione proprio neurologica che la lingua ci mantiene a mantenere sempre con gioventù. Dice, sì, e anche se uno impara lento, però ugualmente serve per agilizzare, quindi per attivare, per aiutare e per rendere agile la mente, e perlomeno se non lo parliamo perfettamente lo possiamo capire. Ottimo, ottimo, ottimo. Anche Ida, ti ringrazio, anche tu vedo che mi dici che lo capisci, però lo parli poco. Para todos aquellos que quieren realmente practicar, aprender a comunicar frases y sentir la emoción hoy mismo, no mañana, hoy mismo, de pronunciar su primera frase en italiano, de poder dialogar en italiano, sentir la emoción, entonces suscríbanse al videocurso italiano gratis en marcoice.com. Ahora mismo son 3 segundos y le llega todo sin compromiso y gratuitamente al correo electrónico. Ciao Elena, sono molto molto felice, mi fa tanto piacere che tu sia qui con noi. Abbiamo anche Matilde che dice, questo mi dà conforto, perché è un po' difficile imparare la lingua. Siamo con te Matilde, recuerda che non estás sola, ninguno aquí está solo, estamos todos en una comunidad y nos queremos mutuamente y nos ayudamos y nos motivamos, así que benvenuta Matilde, e vediamo cosa mi dice. Guardate, questo è quello che dice Mario. Io insomma, probabilmente sta rispondendo a Ida. Dice Ida, ogni parola che non conosci scrivila in dizionario e poi impara a utilizzarla e ti fai un piccolo dizionario. Quindi magari in un quaderno
potresti scrivere praticamente un piccolo dizionario e le parole che siano più utili. Cosa ci dice Ida? Dice, lei non vende un corso da fare in casa? Però claro che Ida, todos los cursos que yo ofrezco son para hacerlos en casa. Lo único que necesita, te lo expongo en español porque no conozco tu actual nivel de italiano, pero para que todos se enteren. Yo hago estas directas en el canal de YouTube y también vía Facebook porque quiero de forma solidaria siempre ofrecer mi cariño, mi contribución, lo que puedo enseñarles para que se activen, se motiven y vean que se puede aprender italiano, ¿no? Y en esto es de verdad un gran gusto. Quiero que sepan que en todos, absolutamente todos los cursos que yo ofrezco aquí en marconicia.com, a partir, o sea, para empezar con el video curso italiano gratuito, completamente gratuito, hasta luego a todos los demás cursos que ofrezco, es decir, el video curso completo y semestral de italiano, el video curso para tu italiano ya a un nivel avanzado, el curso de conversación vía WhatsApp, todos esos cursos, todos, los puedes hacer en casa, los puedes hacer a donde quieras que estés, lo puedes hacer en los momentos que más te guste, que sea por el fin de semana, que sea por la noche, por la mañana, porque según tus horarios te ves los videos que yo te envío y puedes practicar lección cuando quieras, en tus momentos libres y directamente desde casa. Solo necesitas una computadora y también funciona desde el móvil. Por lo tanto, incluso a veces la gente está en el bus, está en la metro, está en momentos donde perdería el tiempo. O a lo mejor hay muchas personas que me cuentan que mientras cocinan por la noche se escuchan las clases. Así que tranquilamente puedes hacerla donde quieras. Suficiente tener la computadora o el móvil y lo haces de verdad a tu gusto según tus tiempos. En marcoicia.com encuentras todos los varios tipos de cursos que ofrezco según tu nivel, ¿ok? Allora, vediamo un attimino cosa mi dice anche Roxana, che mi saluta dal Perù. Molte persone, Alejandra, vogliono imparare. Grazie, Adelina, sei molto gentile. Vediamo cosa dice Aprile. Aprile, come stai? È un po' di tempo che non leggevo i tuoi messaggi. Allora, Aprile dice, è vero, Marco ti dà tutta la sua esperienza dalla prima lezione e mai, ma non ti lascia mai solo e se hai dei dubbi li dissipa e se non capisci qualcosa è sempre in sospeso e ti assicuro al 100% che tu imparerai l'italiano. Allora, Aprile, muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias, qué bonito testimonio, gracias de corazón, Aprile. En serio, Aprile, me encanta sentir que algo de lo que hago tiene importancia en la vida de otras personas y que pueda ayudar y que tenga una misión que por pequeña que pueda ser, se haga con cariño y que las personas puedan sentir tu satisfacción. Gracias de verdad. Lo traduzco para quienes entiendan muy bien el italiano y dice, es verdad. Además que me encanta que lo hayas escrito en italiano así, tan fácilmente para ti ya, se ve que has aprendido. Es verdad, Marco te da toda su experiencia desde la primera lección y nunca, jamás te deja solo y si tienes dudas, los disipa, prácticamente los soluciona y si no entiendes algo, está siempre ahí, disponible y te aseguro que al 100% que tú aprenderás italiano. Gracias, Aprile, gracias, gracias. A propósito, ¿cómo estás, Aprile? Espero que todo muy bien. Adelina, muy, muy feliz de poder conocerte. Vediamo cosa dice Patricia, ¿ok? Dice Patricia, ciao Marco, mi chiamo Patricia e sono argentina, figlia di italiani e mi dà molta allegria quello che fai per insegnare la lingua delle mie radici, spero poterti seguire e così animarmi a parlare ed scrivere. Grazie tante Patrizia, per me è un piacere poterti ricondurre con queste, diciamo, dirette, con questi corsi la possibilità finalmente di parlare in italiano. Ora immaginate quante persone come Patrizia sono originariamente discendenti da italiani e quindi sentono nella lingua italiana non solamente un affetto di tipo linguistico, un desiderio di tipo semplicemente magari così culturale o magari turistico, ma persone come Patrizia hanno proprio con la lingua italiana
una emozione, un affetto, significa carigno, affetto profondo, un collegamento, una relazione familiare. Perché? Perché è la lingua del nonno, la lingua della nonna, la lingua del padre, la lingua della madre, e quindi la lingua dell'origine. Ed è una cosa molto romantica ed è una cosa molto bella. Quindi Patricia, por favor, animate, a ver si ora te aiuto, mirami bien, animate, e parliamo la lingua italiana. Hay que reír también, es importante, sobre todo de esos tiempos, hay que reír en plan saludable, porque así lo pasamos bien, nos metemos en una pequeña burbuja donde lo pasamos bien y realmente sin importar las cosas, ¿no? Por aquí, por allá abajo. Nosotros tenemos que encontrar un momento de armonía y lo encontramos con cariño, con fraternidad, y eso es muy importante. Quindi piano piano si va lontano, dice la nostra cara amica Antonia. Saluto Susanna, benedizioni anche per te. Anche abbiamo la nostra Giannina che ci dice ho bisogno di imparare l'italiano. Mi raccomando, tu continua sempre a seguire queste dirette e mi raccomando, sottoscriviti al videocorso gratuito italiano su marconisida.com. Per esempio abbiamo una domanda, Laura mi dice non è facile, specialmente i tempi verbali. Ecco. Es justo por esto que la metodología que ofrezco es una metodología única, diferente, te permite absorber, por ejemplo, cosas como los tiempos verbales sin tener que desmotivarte con la gramática desde un comienzo, más bien todo lo contrario. Aprendes a usar las frases, aprendes a usar los verbos de forma gradual y de forma, digamos, semiautomática y desumes la capacidad de saber el tiempo luego de que ya lo has usado. Lo hacemos siempre. Cuando uno va al gimnasio, por ejemplo, de aquí si alguien va al gimnasio, no es que tú conozcas realmente la dinámica neurofisiológica, anatómica, como si hubieras estudiado ciencias motorias. Nada más aprendes con el gusto de estar con las personas, tus amigos, tus amigas, o sencillamente mirando a los demás. Entiendes que repitiendo absorbes el movimiento y poco a poco lo haces tú también. Y estimula todo esto, que se ve luego en el cuerpo porque es una transformación. Pero afortunadamente con la práctica se va mucho más lejos. Y luego uno puede, obviamente, saber todas las cosas pequeñitas, ¿no? Puede saber un poquito más en profundidad los detalles. Pero afortunadamente uno puede aprender a todo. Por ejemplo, yo nunca he estudiado los tiempos verbales en español. Solo tuve que hacer una comparativa cuando empecé a dar mis cursos, pero para guiarme y para enseñarlo mejor. Pero yo, más o menos, pues me ubico porque absorbiendo, desumiendo, pues aprendí el idioma español. Y lo puedes hacer tú también con italiano. Quindi, mi raccomando, è un piacere, Jennifer, poter risponderti. Mi fa tanto piacere oggi avervi tutti insieme. Tra l'altro immagino che molte persone qui siano anche magari appassionate del cinema italiano, della musica italiana, sicuramente ci saranno tante persone che amano la canzone italiana, potete anche scrivermi quali sono le vostre canzoni preferite. Voglio salutare anche Luisa, sì, Maria mi chiede di condividere nuovamente i miei contatti, questi sono i miei contatti, li potete eventualmente utilizzare, soprattutto se avete la necessità di richiedere classi particolari o corsi individuali o avete la necessità un po' urgente di una trasformazione linguistica rapida e magari avete delle richieste specifiche, potete utilizzare i miei numeri di contatto. Vediamo. Oh Stella, sei molto gentile. Guarda, se ti piace imparare con me, cara Stella, che tra l'altro è un nome bellissimo, come le stelle del cielo, sono fortunato perché vivo in una montagna e di notte posso osservare il cielo che è pieno di stelle. Se vuoi imparare con me, è sufficiente che tu ti sottoscrivi al videocorso gratuito italiano su Marco Nisida. Come dije antes, tu vas a mi pagina web oficial, es muy segura, la gestiono io personalmente e solo esclusivamente io. Andas en marconisida.com, te suscribes al videocurso italiano gratis y lo recibes directamente a tu correo electrónico. Y así estudiarás conmigo. Me vas a tener en tu computadora, en tu correo electrónico. Vamos a ver.
Oh, abbiamo persone che ci scrivono dalla Patagonia, bellissimo, bellissimo, mi fa tanto piacere. Abbiamo anche Gladstone, che è brasiliano, molto felice di poter fare la classe di italiano con te, Marco. Grazie, sei molto gentile, davvero. Mi fa tanto, tanto felice che voi siate tutti insieme qui con me. Ah, salutiamo anche Ofelia. Come stai, cara Ofelia? Tutto bene? Sto imparando questa meravigliosa lingua italiana, grazie mille, grazie a te, sono tanto felice di ricevere il tuo messaggio. Vediamo cosa dice Juan Manuel, è sicuramente un messaggio simpatico, dice sì, io ho amato l'Italia, oppure sono un amante dell'Italia e anche delle belle donne italiane, sono andato 2 volte e voglio ritornare. Caro Juan Manuel, tu sei stato onesto. Sei stato anche, diciamo, forse l'unico a rispondere quando ho fatto la domanda sulle romantiche, che come a volte succede, sono un motivo, il romanticismo, l'amore, insomma, l'attrazione, sono a volte dei motivi, soprattutto in gioventù, per imparare la lingua italiana. E quindi ti ringrazio per aver condiviso il tuo messaggio. Anch'io in passato uno dei, diciamo, motivi che avevo per imparare le lingue, lo spagnolo, l'inglese, il portoghese, eccetera, era questa mia grande, volontà, questo desiderio, questo anelo che io avevo di conoscere il mondo, di viaggiare, di conoscere. Ed ero molto innamorato anch'io delle donne. Lo sono tuttora, ma chiaramente quello che voglio dire è che l'importanza della passione, ecco, aiuta perché la passione diventa motivazione. Quindi è molto importante. Comunque, Juan Manuel, grazie per la tua sincerità. Valeria mi scrive un bellissimo messaggio. Marco, sei speciale, ti presto molta attenzione e imparo le cose basiche con te. Mi sono già iscritta per l'email. Ti ringrazio Valeria, sono molto felice che tu stia con noi oggi. Mi raccomando, una cosa importante, Valeria e tutti quanti, potete, per esempio, anche indicarmi quali sono le tematiche che vi piacciono. Possiamo affrontare tematiche musicali? Che bella cosa è una giornata e sole. Possiamo affrontare tematiche cinematografiche, magari possiamo parlare di grandi attori, grande cinema italiano, pellicole che vi hanno emozionato, possiamo parlare di cultura, di storia e faremo tante piccole sezioni. Quindi rimanete sintonizzati, soprattutto iscrivetevi al canale di YouTube attivando la campanella Marco Nisida. Ok? Molto importante, qua c'è la campanella, clic così ricevete le notificazioni. Un saluto speciale, voglio un saluto e un abbraccio speciale, Luis, che ci scrive da Tenerife, un abbraccio molto forte. Come stai, caro José Luis? Dimmi, come va oggi la tua giornata? Com'è la vita nella bellissima isola di Tenerife? Tenerife è una città, e tra l'altro un'isola molto bella, delle Isole Canarie, che sicuramente molti di voi conoscerete. Abbiamo anche Elba che ci scrive da Buenos Aires, ti ringrazio anche Antonia, sei molto gentile. Tutti voi e questa comunità è la migliore, quindi insieme facciamo una bella comunità ed insieme siamo molto contenti. Carito, come stai? Tutto bene? Come va il tuo matrimonio? Perché se ricordo bene, Carito, tu ti eri sposata recentemente, quindi forse sei stata anche in luna di miele, quindi ancora congratulazioni per te. Per esempio, Liliana mi dice: La vita è bella. La vita è bella è un film, una pellicola bellissima di Roberto Benigni, che forse molti di voi avrete visto. Un grande capolavoro che mi sembra sia stato anche nominato vincitore premio Nobel, perdonatemi, vincitore. Del premio Oscar. Scambiati i premi. Ti immagini? Allora, vincitore del premio Oscar per Roberto Benigni. Allora, vediamo un attimino cosa mi dice Elba. Studio italiano da 22 anni. Ho 84 anni. Congratulazioni, che bello!
soprattutto perché mi dai effettivamente, mi aiuti a dimostrare quello che dicevo prima. Quindi vedete, Elba studia italiano da 22 anni, ha 84 anni, ma ovviamente non ha la memoria che aveva prima. Mi piacerebbe fare un ripasso per vedere quanto ricordo, ma soltanto un telefonino, non un computer. Allora Elba, non preoccuparti, se tu hai un telefono di questi nuovi, un telefono per esempio con il quale stai utilizzando YouTube, puoi tranquillamente iscriverti a marconisida.com de igual manera. Te lo dico in spagnolo rapidamente para que todos me entiendan, tu seguro che già mi entendiste. Praticamente mi pagina web marconisida.com también funziona desde dispositivos móviles. Por lo tanto, cualquiera que tenga un móvil nuevo de estos que pueden ver YouTube, pueden ciertamente suscribirse al video curso de italiano y recibir al correo electrónico praticamente los correos que envío con las clases, los videos. En questo caso, Elba, tú que hai magari un livello un po' più avanzato, oltre al video corso gratuito di italiano, potresti anche considerare magari partecipare nel corso di conversazione pratica su WhatsApp, o potresti anche partecipare al corso avanzato per perfezionare il tuo italiano. Perché chiaramente hai un italiano che è più chiaramente avanzato di altre persone. Lo posso vedere subito dalla tua capacità oratoria, dalla tua capacità di scrittura. Si vede che sei particolarmente una donna studiosa. Io ti applaudo per la tua perseveranza, congratulazioni, davvero, sono molto felice. Salutiamo anche Silvia, che ci saluta dall'Argentina. Per me è sempre un piacere ascoltarti ed imparare l'italiano con te. Ti ringrazio, sono molto felice di aver di avervi con me in queste dirette, perché il vostro calore umano, la vostra amicizia, il vostro affetto è molto importante per me. Guardate, per esempio, anche Garito dice una cosa molto bella: grazie al tuo videocorso adesso parlo molto meglio. Il suo mensaje è perfetto dal punto di vista linguistico, perché dico perfettamente in italiano lo che quería decir. Sería impossibile para mí corregirlo perché lo dico perfetto. Grazie al tuo videocorso adesso parlo molto meglio. Congratulazioni davvero a tutti voi. Credo, cari amici ed amiche, che probabilmente possa essere giunto il momento di salutarci per poi darci il prossimo appuntamento nella prossima diretta, anche perché adesso in Italia è già da un tempo passata l'ora della cena e quindi già è un po' tardi, sono quasi le 9:30 di sera. È stato un grande piacere stare con voi, quindi vi ringrazio tutti quanti. Quindi mi raccomando, ci sono persone che hanno particolari necessità di poter imparare la lingua italiana. Per esempio Valeria mi dice: vado in Italia a novembre, ho bisogno molto di imparare, starò in contatto con te per la lingua italiana. Certamente, mi raccomando, per stare in contatto con me, se avete necessità speciali, se avete urgenza o la necessità di classi particolari, corsi individuali o anche corsi di gruppo nella vostra area, possiamo organizzare dei corsi su Zoom, su WhatsApp, su Telegram, però principalmente avete sempre la mia pagina con tutti i corsi, che sono video corsi che potete studiare quando volete. Pertanto, suscrivanse al video corso italiano gratis e marconisida.com per riceverlo tutto al correo elettronico. Allora, cari amici ed amiche, io credo che è possibile darci un saluto, un affettuoso abbraccio e magari vederci domani o stasera, se riesco ad avere il tempo di fare una lezione. Vorrei anche fare altre lezioni. Quisiera también hacer tantas otras lecciones, porque quiero de vez en cuando poner los temas sobre la mesa, como hacer un buen curso de inglés, si encuentro el tiempo, porque mucha gente quiere aprender inglés con la misma metodología, y podríamos hacer también otras cosas, otras clases, porque la verdad es que hay un mundo de cosas por aprender. Y para mí, hacer un video, hacer dos, tres, prefiero hacer más para poder un poquito dar todo lo que tengo para ofrecer, que es mucho más también en sí del simple idioma italiano, porque amo la cultura, amo el estudio, pero he tenido mucha experiencia en la vida y le puedo a lo mejor ayudar en cosas que yo mismo he tenido décadas para enfrentar y para superar. Allora, per esempio, saluto Marcella, io mi ricordo di te, ciao Marcella, mi dice: è passato molto tempo da quando sono entrato qui. Marcella, come stai? Mi fa piacere rincontrarti.
Sono molto contento che oggi tu abbia potuto ascoltare tutta la lezione e quindi è molto molto bello. Adriana mi dice sì, l'inglese mi interessa. Oh, sono contento, grazie carito, dice ascoltare Marco è facile imparare con lui. Cari amici ed amiche, io spero che questa lezione sia stata di vostro gradimento. Se vi è piaciuta, per favore, considerate dare un like, un semplice like, mi piace, a questo video, aiuta moltissimo per ricevere le notifiche. La prossima volta condividete questo video, sottoscrivetevi qui a Marco Nisida nel canale di YouTube e poi al videocorso gratuito italiano in marconisida.com. Che dire, io vi ringrazio di tutto cuore per la vostra gentile partecipazione. Io voglio salutare tutti voi, da Adelina, Maria Teresa, Luz de Luna, Magnolia, Carito, Jennifer, Silva, Valeria, Elba, Antonia, tutti quanti, José Luis, Stella, Patricia, Luisa, Maria, quante persone, un abbraccio a tutti, Cristina, Ida, por favor, incluso a chi non posso salutare perché sono demasiado, lo saluto de todo corazón, un forte abbraccio, ci vediamo la prossima volta, mi raccomando, se avete dei suggerimenti per delle tematiche, fatelo, per me è molto importante creare una tematica, un video, una sessione che vi piaccia, che vi soddisfi, che vi lasci con un bel sorriso, che vi lasci con allegria, con entusiasmo, perché alla fine questa vita è un'avventura, questa vita è una grande, meravigliosa, appassionante avventura. Quindi viviamola con forza, con coraggio, con amore, con entusiasmo, con bontà, con giustizia, cerchiamo di essere sempre pieni d'amore e di volerci bene. Aiutiamoci mutuamente, stiamo insieme, ok? Vi do un forte abbraccio, va bene? Allora, ci vediamo presto, vi saluto di tutto cuore. Giannina, si necesita, già che sto in fase di cierre, questo è es mi canal, para en WhatsApp o Telegram enviarmi un mensaje, perché veo che stavas scrivendo considerazioni o necesitas algún tipo de pedido para aprender italiano especial, me puedes escribir. Estamos ya en fase de cierre, por lo tanto nos vemos la próxima vez. Un forte abbraccio a tutti e ci vediamo la prossima volta. Grazie per la vostra gentile attenzione. Un abbraccione, ci vediamo. Ciao da Marco. Vi voglio bene. Ma ciao.